Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'Europeo e andiamo a sentire come si sta preparando la nostra nazionale in vista della sfida col Belgio. Mister Conte, ormai è quasi tutto pronto per l'Europeo. La prima partita è alle porte. Cosa si sente di dire ai tifosi? Ma io non ho niente da dire a qua. Solo che facciamo cagare. Gli ultimi 30 anni abbiamo avuto sempre nazionali con dei fenomeni, come Francesco Totti, come Del Piero, come Maldini, Nesta, Cannavaro. E io quest'anno mi trovo con Thiago Motta e Giaccherini. Mentre altre squadre magari sono con Pogba, Iniesta. Tutto questo è agghiacciante. Per fortuna però ho trovato la soluzione. Basta, me ne vado. Ho deciso, me ne vado. Ma come, mister? Sta scherzando? Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'Europeo e che fa? Si dimette ora? Ho trovato questi due ragazzi, ho parlato con Tavecchio, ci pensano loro adesso. Sicuramente faranno meglio di me. Acciughini Allegri, questo è quello che volevi, eh? Ma detto, il prossimo anno vi faccio vedere io. Vado a Chelsea e vinco subito la Champions. Sì, mister, tutto molto bello, però mi dispiace comunicarle che il Chelsea l'anno prossimo non disputerà la Champions. Senta anche lei. Vada a cagare, vada. Ha capito? Io adesso me ne vado, ragazzi, pensateci voi. Fanculo la nazionale è. Fanculo Thiago Motta e Giaccherini. È agghiacciante questo. Io vado da Abramovic e il prossimo anno si vince la Champions. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale per questo video presentazione di questa nuova serie assieme a Camp, come avete sicuramente letto dal titolo, avete visto dalla miniatura e tutto quanto. Sarà una serie incentrata sull'Europeo, perché penso che si fosse capito, e quindi direi di partire subito per andare a vedere come funziona questa serie. Come leggete in grafica, l'Italia, come sapete tra l'altro, disputerà 3 partite nel girone, saranno contro Belgio, Svezia e Irlanda. Ovviamente noi giocheremo, faremo una stagione COP insieme a Camp. L'unico particolare è che non possiamo passare la vita a cercare l'avversario, quindi l'unico criterio che abbiamo deciso di porci sarà quello di trovare squadre europee. Quindi se per esempio troviamo la Francia la prima volta che giochiamo, va comunque bene. Una volta passati i gironi, sperando che anche la nazionale di Mister Conte nella realtà lo faccia, il meccanismo sarà lo stesso. L'unica cosa, ovviamente, se troviamo il Belgio agli ottavi o la Germania agli ottavi, non possiamo ritrovarla eventualmente in semifinale. Cioè, un po' di realismo. Detto questo, io vi do appuntamento al primo episodio, che uscirà lunedì in concomitanza con la partita che l'Italia giocherà contro il Belgio alle 21. Quindi vi saluto, lasciate like, spaccate il like per questa nuova serie. E esatto, noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella, raga. We're